Buongiorno, buongiorno e bentrovati in questa edizione di Mattino 6, mercoledì 7 giugno 2017. Pronti a sfogliare le pagine dei quotidiani locali e le prime pagine delle testate nazionali, ma mh, partiamo dando uno sguardo a quello che dicono in prima pagina eh, le eh, testate locali mh, partendo dalle quattro edizioni del centro, qui siamo sul, mh, sulla edizione Aquilana, l'apertura, il progetto Case fatto male, dura eh, replica del sindaco Alberto Laso doveva controllare meglio i eh, lavori e poi la mh, fotonotizia, reportage dal cuore del Gran Sasso, il giallo dell'acqua, sindaci e presidenti a caccia dell'inquinamento. Di spalla Avezzano la procura indaga sul bando della piscina. E poi mh, ancora in, in di spalla la lettera: Toto a rischio i lavori su A24 e A25 per la cronaca all'acqua e la cocaina presi due spacciatori a Sant'Antonio. In basso, a rigopiano, nei guai, turisti dell'orrore. Otto denunce per le foto davanti alle macerie del resort. A Sulmona, l'open day è un flop: pochi turisti negli alberghi. Edizione di Chieti Lanciano Vasto: um, l'apertura. Ateneo: stop al nuovo direttore no dell'avvocatura. Ma CDA e Senato vanno uh, avanti sulla uh, nomina della Mazzoccone. E poi di spalla, uh, uh, sempre a Chieti, Angelini. Altra condanna, indennità non pagate. E poi ancora a Vasto altre due auto bruciate nella notte. A Lanciano cade in strada di giorno il Comune, non rimborsa. Eh, L'edizione eh, Teramana eh, con la situazione in Comune, crisi, eh, Brucchi a zero, la Giunta, ma la maggioranza ancora non c'è. E intanto a Giulianova il PD. Avvisa eh, Mastro Mauro di spalla per la cronaca eh, morì travolta sulla 14. Sitin dei genitori di Giulia no all'archiviazione e poi ancora l'ex Clochard, l'eredità eh, da 1 a 3 milioni e poi ancora Roseto no al torneo nell'Arena 4 Palme e fuori norma. L'edizione ora di Pescara del centro, Tombino, Rotto, Liquami in mare, Fosso Valle Lunga, scatta il divieto di balneazione e la ditta di Calcestruzzo sversa scarti nel Nora. Eh, di spalla mh, a Pescara il comune deve pagare debiti per 400.000 mila euro a Montesilvano, via Ariosto, droga Sepolta nel ghetto e poi in basso per il calcio a 5 il Pescara ci ripensa stasera sarà in campo. La prima pagina del messaggero Abruzzo, con questa apertura, Balena Blu, regole per i genitori, a eh, Pescara contro il gioco della morte, una lettera dei dirigenti scolastici del primario di eh, neuropsichiatria infantile, tra i suggerimenti internet a tempo e dialogo con i ragazzi, poi tre richiami sotto la testata, Teramo, ora ricevo anche avance, parla il clochard, diventato ricco, l'ospite Paolo Rossi, i miei ricordi tra Pescara... E Chieti, calcio a 5, Pescara gioca a Bassano, summit decisivo in comune. Dopo l'incontro con l'assessore allo sport, il patron Iannascoli, cambia idea. E stasera la squadra, con molte defezioni, sarà in campo. Il caso in Parlamento. E poi ancora di Spalla, Gran Sasso, operazione trasparenza per l'acqua, incontro con Sindaci Teramani e al Via la Bonifica dopo il caso Toluene. La fotonotizia a Montesimano, la droga eh, sotterrata nel ghetto, eh, marijuana a chili in via eh, Ariosto. In taglio medio terremoto risarciti gli orfani, mh, mh, lo Stato paga eh, mezzo milione. All'Aquila primi accordi con le parti civili dopo la sentenza, grandi eh, rischi. E poi ancora mh, cliniche per Angelini, c'è la quarta eh, condanna e poi Chiodi e Baraldi verso il processo. Eh, e siamo ora alla città, il quotidiano della provincia di Teramo. I sindaci snobbano l'acqua sicura. Su 40 primi cittadini del Ruzzo, solo 10 si presentano al sopralluogo nel cuore del Gran Sasso. E poi sotto la testata Roseto degli Abruzzi, lo scatto di Aloisi del PD Selfie con il fondo schiena insorgono le donne elettrici e poi Mirko Rossi Casoverna i cittadini non vogliono teatrini eh, di spalla eccellenza del cibo la porchetta di Campli diventa mh, prodotto eh, tipico e poi a Giulianova per la politica Mastro Mauro sì Consulta per la nuova giunta. La foto notizia Teramo azzerata la giunta. Consiglio rinviato al 13 giugno. L'assessore unico con una foto del primo cittadino Maurizio Brucchi. Poi in basso il sindaco Via la Parcondicio Martinsicura al voto. Minacciati e esposti. All'Agicom e poi la storia, da Teramo in Libia per vent'anni al fianco del mio amico eh, Gheddafi, c'è anche l'editoriale del direttore Alessandro Misson, La eh, cattiva eh, politica. Possiamo lasciare le prime pagine delle testate, nazionali, delle testate locali, andiamo ora a sfogliare le prime pagine delle testate nazionali. Iniziando dal Corriere della Sera con questa apertura: attenzioni sul patto elettorale, Napolitano serve solo a quattro leader. Grillo, legge complicata ma soddisfatti, il testo approda la Camera, aula quasi deserta, Renzi rallenta, niente fretta per le urne. E poi ancora eh, il killer di Londra venne fermato e rilasciato in Italia, eh, l'editoriale eh, di Luigi Polito, un voto che eh, agita anche noi, quello in eh, Gran Bretagna. La prima pagina della stampa, l'esercito per i grandi eventi tra i killer del ponte di Londra, un italo marocchino fermato a Bologna nel 2016, paura a Notre Dame. Studente algerino contro i poliziotti con un martello, ferito. E poi ancora il ministro Pinotti: dopo eh, Torino invieremo soldati a difesa delle piazze se ce lo chiede il Viminale. Appendino, lite con gli assessori. <coughs> e poi in basso. Grillo, la tentazione del no battaglia sulla legge elettorale napolitano contro il patto extra costituzionale di quattro leader. La prima pagina di Repubblica, elezioni anticipate, Napolitano attacca, fa male al Paese, Quirinale con la legge voto a settembre, stop and go di Grillo sulle nuove regole. La fotonotizia, eh, Parigi, mh, aggressione a Notre Dame, mille turisti bloccati, Londra, il killer venuto dall'Italia così. I PM l'hanno lasciato eh, sfuggire e poi l'intervista alla madre dell'attentatore lo hanno rovinato. Quei eh, video eh, jihadisti eh, trovati eh, su eh, internet. E poi ancora eh, l'incontro con il ministro Minniti. Ecco il eh, nostro piano eh, per l'Africa. In basso ehm, l'uomo che l'arrestò. Rina, resti in carcere non per odio, ma per giustizia. La prima pagina del giornale Follia di Stato nell'estate del terrore: poliziotti in ferie coatte, mancano i soldi per gli straordinari. Italiano, un killer di Londra. Parigi, aggressione jihadista, panico a Notre Dame. E poi ancora un'intervista a Maurizio Costanzo: per Rina, nessuna pietà, deve morire in carcere. E poi eh, l'editoriale di Vittorio Macioce: eh, Re Giorgio, nemico del voto, un vaccino contro il virus di eh, Napolitano. E poi in taglio medio, un'arcuata del tronto esasperata, la lotteria per le case finisce in rissa. La via Crucis delle zone terremotate, spinta e lacrime per l'assegnazione. Siamo alla prima pagina di eh, Libero, eh, titolo eh, come sempre piuttosto forte, ehm, Il bastardo italiano, tra i terroristi di Londra anche un bolognese, la mala pianta dell'ISIS inizia a dare i suoi frutti pure qui, la mamma di Youssef Zagba è una nostra compatriota, il ragazzo era stato arrestato un anno fa perché sospetto ma la magistratura l'ha rilasciato. L Algerino attacca a martellate, panico a Notre Dame, mille persone bloccate a mani alzate e poi la fotonotizia, eh, la Fedeli non sa chi era, Vittorio Emanuele III, il eh, ministro all'ignoranza, colpisce ancora. E poi di spalla, boiate della giustizia, Rina, in carcere i brigatisti rossi a spasso da anni, nell'articolo di Vittorio eh, Feltri. Andiamo ora con la prima pagina della verità. Esportiamo terroristi islamici. Italo-marocchino, uno dei tagliagole di Londra. Youssef Zagba era stato fermato a Bologna, dove vive la madre, accusato di essere uno jihadista e poi rilasciato. Il modo in cui affrontiamo guerra in atto e immigrazione ci espone a gravi eh, pericoli. E poi in taglio medio un danno da 4,1 miliardi all'Italia. La Corte dei Conti accusa Monti quando Premier liquidò eh, impropriamente alla Morgan Stanley quattro eh, contratti derivati Avanti con la prima pagina del Fatto Quotidiano eh, Napolitano attacca Renzi e Parlamento Grillo ora eh, sbeffegge la legge elettorale Senti chi parla, Re Giorgio disse sì all'Italicum E poi ancora impresentabili, Bindi costretta alla resa Solo eh, dieci eh, comuni eh, controllati in taglio medio, altro che garante, anche solo reclama il bavaglio, Mr. Privacy evoca audience e eh, populismo eh, penale. E poi eh, panico, pure l'Italia ha il suo eh, primo eh, terrorista jihadista, Yussef Andiamo avanti con il dubbio, battaglia sul caso Rina, si spaccano i eh, partiti e i eh, PM, le reazioni alla sentenza della Cassazione che apre alla eh, liberazione del Boss. E poi Il Tempo eh, che parla di strage alla bolognese nel suo titolo eh, d'apertura. Italo-marocchino, il killer di Londra. In Emilia disse: Faccio la Giad. Italia, patria d'Italia Gole. Ecco i nostri dieci sospettati di simpatie all'ISIS. E poi eh, al centro la fotonotizia: Ci arrendiamo. Parigi, attentato islamico fuori da Notre Dame. I turisti a mani alzate, emblema ehm, della nostra resa. Avanti ancora con il messaggero. Mio figlio jihadista italiano, la madre bolognese del killer del London Bridge, capisco gli imam se non faranno i funerali. L'uomo di padre marocchino fermato nel 2016 nell'aeroporto Emiliano è segnalato agli inglesi. La fotonotizia, paura a Parigi, ferito un terrorista 900 ostaggi dentro Notre Dame, agente aggredito davanti alla cattedrale. In taglio medio, si torna in Italia. Legge elettorale, nuove tensioni napolitane. No al voto anticipato. Grillo, un sistema che non capisce nessuno, ma poi eh, frena. Il secolo XIX, soldati per i grandi eventi, caso Londra, italo-marocchino, uno dei killer fu segnalato agli 007 inglesi. Paura a Parigi, Algerino armato, aggredisce gli agenti a Notre Dame eh, ferito. Ehm, poi ancora l'avvenire, ma non è una resa. Notre Dame, tutti a mani alte, ehm, strage a Mosul e Raqqa, sfida finale al eh, Daesh. Avanti ancora con il mattino, liberato in Italia, ucciso a Londra. Padre marocchino e madre di Bologna, fermato all'aeroporto, disse vado a fare il eh, terrorista. E poi ancora chiudiamo con la gazzetta del mezzogiorno. Siluri su elezioni e riforma. No di Laponitano a urne anticipate. Renzi, nessuno a fretta. Grillo a sorpresa non si capisce niente sulle regole del voto. Possiamo lasciare dunque la rassegna ehm, stampa con le prime pagine dei quotidiani nazionali. Torniamo a quelli locali, iniziamo a sfogliare le pagine del centro. Siamo a pagina 2 e 3, nel cuore del Gran Sasso. L'acqua è un giallo anche per gli scienziati. Il direttore dei laboratori di fisica nucleare spalanca le porte ai sindaci e svela neppure noi conosciamo la mappa dei punti di captazione. Inquinamento, paure e sospetti, sindaci e consiglieri comunali vanno a caccia delle cause. E poi ancora. Pagina 3. Laboratori e A24. Decide la Regione. L'Olli annuncia dal 15 giugno l'obbligo di comunicare quello che fanno per essere autorizzati. Il faccia a faccia con le domande dei sindaci e responsabili degli impianti di ricerca è l'intervento deciso del vice di D'Alfonso. Qui dovranno dotarsi di eh, sistemi più eh, sicuri. E poi ancora mh, si ricorda quello che è stato il dramma del 9 maggio, con decine di eh, comuni a secco. Quel giorno si scatenò la psicosi tra la gente e la corsa all'acquisto eh, di bottiglie di acqua mh, minerale. Avanti ancora eh, con eh, pagina eh, 10, e siamo eh, alle pagine della regione Abruzzo e eh, torniamo a parlare della vicenda Rigopiano. Eh, nei guai i eh, turisti eh, dell'orrore, selfie tra le macerie del resort. Colangeli, l'indagato nominato custode eh, dell'area della tragedia, consegna targhe e immagini al PM e ai eh, carabinieri. E poi ancora... Eh, firmato ieri il protocollo, sempre a Farindola, detenuti al lavoro per pulire i sentieri del eh, parco. E allora eravamo presenti con la nostra eh, troupe di Vestina News al momento della firma di questo eh, protocollo. Vediamo. Presentato questa mattina presso la sala consigliare del Comune di Farindola il protocollo d'intesa che consente, grazie ai detenuti della Casa Circondariale di Pescara, il recupero e la riapertura dei più importanti sentieri naturalistici del territorio di Farindola e dell'Ente Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga. Un bellissimo progetto nel quale due grandi amministrazioni, quella penitenziaria e l'ente Parco, si mettono insieme per dare una mano a questo territorio a ripartire. È un progetto nel quale... 8 detenuti del carcere di Pescara sotto la guida degli operatori esperti del parco ripristineranno questi sentieri così importanti per far ripartire il turismo in questa zona. Un progetto che riaccende il cuore dei detenuti e il cuore di Farindola. Certo è un progetto bello, mi piace questo slogan che riaccende il cuore di Farindola e il cuore di questi detenuti perché bisogna guardare sempre con speranza al futuro. Questa è è la seconda opportunità per i detenuti e per Farindola e quindi io sono sicura che Farindola ma anche i detenuti sapranno giocarsi bene questa loro seconda opportunità. Sì, è uno straordinario progetto messo in campo dalla senatrice Chiavaroli che non finiremo mai di ringraziare per tutte le iniziative che sta, che sta attivando dal, da quel tra, fatidico 18 di, di gennaio. E questo progetto vede l'ente parco, e un altro ente straordinario come la casa che si mette insieme per dare una risposta sociale a persone che hanno attraversato un brutto momento della loro vita, quindi dando loro la possibilità di redimersi e di ripartire e aiutando un'altra comunità che è in sofferenza come quella di Farindola affinché questo territorio possa tornare a splendere anche dal punto di vista turistico. E non a caso eh, l'obiettivo di questo progetto è riqualificare alcuni sentieri del parco per rendere la nostra Farindola più bella eh, per, per i turisti e per tutti i farindolesi. Aiuto importante arriverà dalla società Areale. ...che sarà fornitore gratuito del materiale in legno per le staccionate dei sentieri. Sempre sul centro a pagina 10, processo tetti di spesa slitta la decisione... ...crediti delle cliniche private, chiodi Venturoni alla Baraldi imputati... ...il 27 luglio, udienza decisiva. E poi fondi per la messa in sicurezza, autostrade si muovano i governatori... ...Carlo Toto scrive ad Alfonso e Zingaretti, non siamo il Bancomat dell'ANAS... I lavori di manutenzione rischiano di eh, fermarsi. E eh, intanto Daniele eh, Toto, eh, per quanto riguarda l'editoria, vara impaginato.it, sito di news sull'Abruzzo e eh, non solo. Avanti ancora con la cronaca di Pescara. Allarme Liquami fogna, nel scarica, fogna del Palazzo scarica in mare. Si rompe un tombino, i reflui si riversano nel fosso Vallelunga divieto di balneazione. Fino a domani la denuncia del forum H2O è una vergogna. Eh, e poi ancora il eh, sequestro ditta di eh, Calcestruzzo Sversa nel Nora scarti di lavorazione la scoperta della finanza grazie a una ricognizione aerea scattano i sigilli all'impianto di depurazione e alle eh, vasche e poi ancora l'operazione del Roan interdetta a Cepagatti un'area di 4000 metri eh, quadri eh, eh, le eh, parole dell'assessore eh, comunale di Pescara scotolati malfunzionamento Temporaneo, già risolto tutto. Comunque, torniamo al caso di Fosso Vallelunga e alle parole, alla denuncia del forum H2O. E di poche ore fa la denuncia del forum H2O eh, di uno scarico a Fosso Valle Lunga al confine tra Pescara e Francavilla. Eh, come siete arrivati a scoprire questo nuovo scarico, De Santis? Beh, è stato in realtà semplice perché ci hanno chiamato dei residenti che erano diciamo, inorriditi dal, dalla puzza nauseabonda che proveniva da alcuni giorni dal torrente. e Noi siamo andati ieri sera e effettivamente c'era un, una puzza incredibile e eh, si vedeva proprio. Uno scarico, le, le nostre immagini che abbiamo subito ripreso insomma, eh, sono inequivocabili anche perché si vede uscire anche cose insomma, rifiuti non certo edificanti. Eh, ecco, abbiamo chiamato subito i carabinieri forestali, devo dire che eh, insomma, abbiamo dovuto molto insistere per far venire i carabinieri a fare i prelievi immediatamente che ci hanno detto che sarebbero venuti il giorno dopo chiaramente magari lo scarico finiva e, e, e si sarebbero perse le prove diciamo così quindi abbiamo preteso diciamo, e sono arrivati verso le 11 di sera e hanno fatto la raccolta dei campioni però c'è da dire che è a 300 metri dalla foce del, del, del Valle Lunga nella zona antistante il Fosso Vallelunga hanno riaperto alla balneazione Pochi giorni fa, con un provvedimento della Regione, a nostro avviso, insomma, vedendo anche quello che è accaduto appunto ieri, eh, quantomeno inopportuno perché quel tratto del litorale è calzicato scarso perché il Vallelunga più volte nel passato ha dato di questi problemi. Eh, la legge europea dice che eh, bisogna risolvere alla radice i problemi di contaminazione prima di riaprire la balneazione. Evidentemente, questo scarico tes testimonia che non è stato risolto. A questo punto cosa farete? Noi abbiamo già scritto stamattina eh, anche all eh, all'ACA, alla regione, al comune per chiedere anche al Ministero della Salute insomma anche un po' per contestare questo provvedimento della regione Abruzzo e chiaramente adesso uno, essendoci uno scarico diciamo, segnalato devono prendere i provvedimenti di cautela per la salute dei cittadini soprattutto per gli aspetti della balneazione. Pagina 14 del centro, la Stangata, il Comune deve pagare debiti per 400.000 euro, vecchie cause perse e quote non versate al consorzio industriale. Ecco il conto. Tra le somme richieste anche quella per un esproprio in un terreno avvenuto nel 1990. In basso via Riosparto stop ai cumuli di rifiuti pericolosi. Portavoce dei residenti segnala smaltimenti selvaggi di materiali anche pericolosi. Immediato l'intervento di Attiva, il direttore dell'industria del recupero Massimo Del Bianco spiega che la polizia si fa in orari stabiliti mentre in città viene sporcata con continuità da incivili. E poi ancora pagina 15, nuovo pronto soccorso, il progetto torna in aula. All'esame del Consiglio la ristrutturazione del reparto d'urgenza dell'ospedale. Serve una nuova autorizzazione per i lavori bloccati perché il permesso è scaduto. In basso pochi parcheggi, affari in calo del 60%. I negozianti protestano per il cantiere delle opere antialluvione che da sette mesi blocca una strada. Avanti ancora uffici e garage venduti a 3,8 milioni di euro, aggiudicata l'asta di 145 unità immobiliari, tra cui i capannoni sulla Tiburtina, occupati da spacciatori e tossicodipendenti. A pagina 17, allarme Blue Whale, decalogo dei presidi per ragazzi e famiglie, i consigli dei dirigenti scolastici, non più di mezz'ora in rete e mai di notte, niente PC e smartphone in camera da letto. Avanti con pagina 18, siamo a Francavilla, nuova sabbia contro l'erosione, avviato il ripascimento morbido sul litorale. I bagnatori dicono abbiamo perso tempo e clienti. A Montesilvano per la cronaca controlli in via Ariosto, tre kg e mezzo di marijuana nel ghetto. La droga scovata in un terreno vicino alle case sgomberate i proprietari degli appartamenti dicono ora subito i mh, lavori incontro in comune l'occupazione abusiva non ci ha permesso finora di eseguire eh, gli eh, interventi di manutenzione eh, vigileremo dice il sindaco Francesco eh, Maragno sempre per la eh, cronaca incendio nella notte via Lazio appartamento a fuoco i vigili hanno trovato l'alloggio vuoto, si indaga sulle cause del rogo. In basso un regalo per i cento anni di Martin. Celebrazioni al via oggi con l'intitolazione del pala congressi all'attore di origini montesilvanesi. E poi ancora eh, morto in ascensore, siamo sempre a Montesivano, l'accusa è eh, omissione di soccorso. In udienza il PM ridimensiona il reato di omicidio preterintenzionale a carico della 35enne nigeriana. Dopo l'alterco la vittima ebbe un eh, malore eh, fatale. E poi ancora, sempre a Montesivano, Tari per i ristoranti, slitta al 2018 il rincaro della eh, quota. E, eh, siamo ora a uh, Caramanico con uh, questo articolo, Turismo del benessere, Caramanico si candida, migliaia di visitatori. Nei tre giorni del festival dedicato a salute e cura del corpo, il sindaco dice che vogliamo essere un centro di eh, riferimento per la eh, qualità della vita. E poi in basso, ehm, Popoli, ehm, Laura, sindaco dei bimbi, insediato il consiglio Baby che pungolerà eh, gli eh, adulti. Ed ecco uno scatto del Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze a eh, Popoli. Avanti con le pagine di Chieti, l'Aquila e Teramo. Siamo a Chieti e c'è una tegola sull'università d'annunzio. No dell'avvocatura alla Mazzoccone DG. Ma CDA e Senato Accademico vanno avanti con la nomina. Intanto il Ministero dell'istruzione ha dato il via libera al professor Caputi eletto nuovo. Rettore, in basso indennità non pagate, Angelini condannato, altri 4 anni e 6 mesi inflitti all'ex re delle cliniche, oggi all'Aquila c'è l'appello per la bancarotta. Pagina Aquilana, progetto case a pezzi, Cialente a Bertolaso, spendiamo 19 milioni per la manutenzione. Continua ancora il sindaco uscente, volevate favorire la grande fuga degli Aquilani dalla città? Ed è solo grazie a me se oggi abbiamo i map e circa... 70.000 residenti. Avanti con ehm, la pagina di Teramo. Al centro dell'attenzione c'è la situazione in comune, la crisi nel comune di Teramo. azzerata la giunta, ma l'accordo non c'è. La maggioranza, dopo un animato confronto durato due ore e mezzo, fa saltare il Consiglio e si dà un'altra settimana per eh, trovare la eh, quadra. E eh, c'è anche a Giulianova della Fibrillazione il PD. Sostegno solo se si cambia passo. Questo è il messaggio al sindaco Francesco eh, Mastromauro. E poi ancora sit-in per Giulia, nuove indagini. I genitori della ragazza precipitata dal viadotto non vogliono l'archiviazione. E poi a Roseto, Arena quattro palme nel degrado. Niente torneo di basket. Noi ci fermiamo con questa prima parte di mattino 6, diamo lo spazio alle previsioni del tempo, poi alla pubblicità e poi ci ritroviamo per leggere le pagine del Messaggero Abruzzo e della città. Di nuovo buongiorno, riprendiamo con la seconda parte di mattino 6 e con le pagine del Messaggero Abruzzo. Eh, cliniche, tetti di spesa per Chiodi e Baraldi, il PM vuole il processo, la richiesta dell'accusa. Nell'udienza preliminare violenza privata, abuso e falso tra le ipotesi, imputati pure Venturoni e due eh, funzionari. Il 27 luglio la decisione del GUP, intercettazioni telefoniche decisive per ricostruire i fatti del 2010. E poi ancora i frati fanno scuola a parroci e diocesi i soldi per l'arte sacra. In arrivo 11 milioni di fondi per chiese e conventi, non solo comuni e belle arti. Tra i soggetti attuatori. E siamo alle pagine di Pescara: sette regole contro la balena blu, contro il gioco della morte. Una lettera dei presidi alle famiglie con suggerimenti per tenere sotto controllo le trappole del web. Dialogo con i ragazzi e limite di tempo per l'utilizzo del PC. Le cautele concordate con il reparto di neuropsichiatria infantile. A pescare in Abruzzo sono già numerosi casi di adolescenti ingaggiati nella corsa in 50 passi verso il suicidio. Proposto un patto per la crescita equilibrata, l'invito a segnalare ogni sospetto alla polizia postale. E poi quando la pesca diventa selvaggia, sequestri e multe della Guardia Costiera, 600 kg di prodotto ritirati dal commercio, orari e distanze, le Infrazioni più uh, frequenti e poi ancora eh, Paolo Rossi, lezione mondiale. Io e eh, Pescara quanti eh, ricordi, indimenticabile il match nel '77 che portò l'Alane Rossi verso la promozione. Ma pochi conoscono i miei eh, esordi eh, chietini. Avanti ancora, via Riosto, marijuana sottoterra, in seguito allo sgombero salta fuori il tesoro dei senegalesi, 3,5 kg di droga localizzati e recuperati dalla polizia, una prova ulteriore degli interessi criminali che ruotavano intorno al quartiere etnico, 35.000 euro il valore della sostanza, gli immigrati da tempo nel mirino, i sospetti dopo il tentativo di rioccupare gli alloggi murati. Poi ancora, ancora una palazzina a fuoco, il comune pronti a denunciare. Rogo nella notte nelle case popolari di Via Lazio, l'assegnatario è in carcere. In casa c'era un amico, sempre ovviamente a Montesilvano. In basso dal Giglio delle Dune, un progetto per la nascita del parco D'Annunziano. Occuparsi del futuro di questo fiore bellissimo. Ministero Scuole e Associazioni. Eh, sempre a Pescara, l'abbiamo già visto, Fosso Vallelunga, bagni di nuovo vietati, cattivi eh, odori e rifiuti galleggianti in mare. Finiscono pure le acque nere. Dopo la denuncia del forum H2O arriva lo stop alla balneabilità per permettere le mh, analisi. E poi scarichi abusivi dentro il torrente. Azienda finisce sotto sequestro. Operazione della finanza, la ditta di Cepagatti, operava senza autorizzazioni. Siamo alla pagina Aquilana, grandi rischi, primi risarcimenti, mezzo milione per i figli orfani, avvocatore dello Stato e controparti hanno sottoscritto gli atti transattivi definiti, tre casi simili che riguardano chi ha subito la perdita dei genitori. Le somme individuate vanno da un minimo di 450 mila euro a un massimo di 560 mila, già fissati incontri per altre eh, posizioni. E poi ancora in basso per la cronaca centrale: dispaccio in casa, due arresti. La polizia ha fermato due stranieri a Sant'Antonio, uno, ehm, uno fungeva pardon, da eh, corriere. Allora, vediamo il servizio realizzato dalla nostra redazione aquilana. La squadra mobile della Questura dell'Aquila, sezione antidroga, nel corso di un'operazione finalizzata alla repressione della vendita al dettaglio di sostanza stupefacente nel quartiere di Sant'Antonio, ha arrestato due cittadini rumeni rispettivamente di 40 e 20 anni, da tempo residenti nel capoluogo di regione. Dall'attività investigativa che ha portato all'arresto è emerso che il primo individuo, già arrestato in passato in esecuzione di un mandato di cattura internazionale per traffico di sostanze stupefacenti, gestiva ora l'attività delittuosa, mentre l'altro, incensurato, svolgeva il ruolo di corriere per conto del complice quarantenne. Nel corso della perquisizione domiciliare eseguita nel quartiere Sant'Antonio all'interno dell'abitazione occupata dai due, sono state sequestrate nove dosi di cocaina già pronte per lo spaccio. Gli investigatori della squadra mobile inoltre hanno anche sorpreso i due cittadini romeni intenti a frazionare ulteriore sostanza stupefacente di tipo cocaina posta su un piatto al centro di un tavolo. Le indagini della squadra Mobile sono state avviate in seguito ad alcune segnalazioni anonime provenienti da residenti della zona, stanchi del continuo andirivieni presso l'abitazione dei due cittadini dell'Est Europa. D'intesa con il magistrato di turno della Procura della Repubblica dell'Aquila, il sostituto procuratore, dottoressa Simona Ciccarelli, i due cittadini romeni sono stati arrestati. E per la politica, sempre all'Aquila si avvicina sempre più il, la data per le comunali. Jazz, Jazz, Maxi e il nuovo ospedale. Franceschini e Lolli calano gli assi per il rush finale. Il ministro a supporto di Di Benedetto, io sempre amico della città, il vicepresidente della regione. Qui nosocomio di secondo livello per il titolare del Mibact. Cialente è stato il perno insostituibile in questi Anni. Biondi e Meloni. Dopo dieci anni, il centrodestra torna in piazza. Gli Aquilani. Prima di tutto, comizio sotto la pioggia, l'ultima volta fu Berlusconi nel 2007, Biondi alla sinistra diciamo che il capoluogo d'Abruzzo è questo. Presenti alcune centinaia di persone, questo non può essere solamente il luogo del sisma. In Marsica da Vezzano treni si cambia ma intanto si va col bus. Stanziati 50 milioni di euro di spesa complessiva per il miglioramento infrastrutturale delle linee. La Marsica è al centro del nuovo progetto, ma la galleria di Colli di Montebove resta, anche se con qualche miglioria. Il progetto passa sotto silenzio come mai tace sotto elezioni la politica regionale e poi ancora eh, nelle pagine di eh, Chieti, due chietini in fuga dalla guerra, i giudici sono come profughi, una quarantenne in Libia per lavoro e il figlio mh, tornarono in Italia nel febbraio del 2015. La prefettura aveva negato lo status, il TAR ha accolto il ricorso della donna. La Farnesina li aveva invitati più volte a lasciare Tripoli dopo la chiusura eh, dell'ambasciata. Avanti ancora di spalla indennità non pagate Angelini, altra condanna, quattro anni e mezzo, l'accusa aveva chiesto il minimo, il eh, difensore dice eh, cosa eh, mai eh, vista. E poi ancora a Lanciano um, due auto a fuoco tornano i eh, Piromani, anzi perdono a Vasto Dopo il eh, primo allarme, il primo allarme è scattato alle 2.30 in via Valloncello appunto a Vasto. Dopo tre quarti d'ora un'altra macchina in fiamme a San Salvo. Nel dicembre scorso in pieno giorno l'operaia Vastesa aveva subito il tentativo di intrusione in casa di uno eh, sconosciuto. Intanto proseguono le indagini della polizia sul rogo di alcuni omicidi del eh, residence Neptunia alla eh, Marina. E a Lanciano, in questo caso, gli scarafaggi invadono il centro storico e allarme: decine di famiglie di via Fiera Mosca hanno abbandonato le loro abitazioni, infestate da migliaia di blatte e mh, cimici. Avanti ancora con le pagine di eh, Teramo per la politica. Brucchi a zero alla giunta comunale. Tra una settimana il primo cittadino presenterà un nuovo esecutivo. Intanto salta il consiglio comunale. I dissidenti restano in stand-by. Campana: se il sindaco mi chiamerà, andrò ad ascoltarlo. No al commissariamento. Milton Di Sabatino, presidente del Civico Consesso, mentre dichiara rinviata la eh, riunione. Avanti ancora Coppa Interamnia. Domani. L'incontro aperto alla cittadinanza, il ruolo dell'università che punta a portare squadre e studenti da tutto il mondo. In basso, Gianni, l'ex crochet milionario, riceve Avance. Ora sono un altro. Eh, sulla costa un ponte d'oro e turisti in aumento. Marco Di Carlo e Gabriele Albani di Federalberghi e Feder Balneari parlano dello straordinario afflusso di vacanzieri nello scorso week weekend, ma eh, ci vogliono eventi e la Giunta proprio ieri ha varato il calendario delle manifestazioni estive con Notte Bianca e Notte Alta, un cartellone con 60 appuntamenti ma anche con teatro e eh, cultura. Sempre a Giulianova, il sindaco avvia le eh, consultazioni per la eh, giunta. A Tortoreto, eh, in vista delle comunali, salta il faccia a faccia eh, con i candidati. L'iniziativa era di eh, Carussi, stasera la Vezzali a sostegno di Di Matteo con Sottanelli. Lasciamo il messaggero Abruzzo e approdiamo ora alla città, il quotidiano della provincia di Teramo. E ripartiamo dalla crisi nel comune Teramano. Il sindaco Brucchi eh, per ora la sfanga, tutto come da copione: riunione in maggioranza, azzeramento di giunta e consiglio saltato. Il gaffone. E scrive così la città, il primo decreto di revoca degli assessori include la Lucantoni e Chiarini, non più assessori eh, da eh, mesi. E poi in eh, questo mh, schema eh, la città ripercorre eh, il mandato eh, bis di eh, Maurizio eh, Brucchi dall'8 giugno, la data dell'elezione, 8 giugno del 2014, sino alle altre tappe, mh, tra cui anche quella delle dimissioni poi revocate. Eh, i vari rimpasti, le nuove dimissioni, il ritorno, l'azzeramento e quant'altro. Insomma, tre anni piuttosto tormentati per il Brucchi bis. Avanti, tre sindaci su quattro snobbano l'acqua sicura. Al sopralluogo nei laboratori si presentano solo dieci primi cittadini del Ruzzo, assenti Teramo e i più allarmisti. Assolta anche la vigilessa Capponi, non consegnò la denuncia al blogger e al giornalista, già assolti dalla Cassazione. E poi in basso l'iniziativa Bimbi in Scena per sensibilizzare alla donazione del sangue. La scuola primaria della Cona si è cimentata nel Romeo e Giulietta di Shakespeare. Avanti ancora, i progetti del Delfico animano l'arca, eh, chiese da recuperare e street art per l'alternanza scuola-lavoro degli eh, studenti. Forse però c'è un eh, problema mh, per quanto riguarda eh, la. Mh, per quanto riguarda il eh, nostro eh, wifi, mm, cerchiamo di eh, recuperare mh, la, mh, la visibilità del nostro eh, apparecchio eh, con qualche mh, minuto di eh, istante, altrimenti siamo pronti a lanciare anche un eh, servizio per poi eh, ritrovarci in eh, seguito. Allora, probabilmente, probabilmente ci sono ancora dei eh, problemi, allora possiamo andare a eh, Teramo, eh, possiamo restare a Teramo con il prossimo servizio e con l'iniziativa dell'Automobile Club la eh, sicurezza si fa strada, lo avremmo visto eh, tra poco, ma mh, anticipiamo e poi torniamo sull'articolo della città proprio su questo evento. Gli incidenti sulla strada sono la prima causa di morte per i ragazzi tra i 14 e i 25 anni. Nel territorio della provincia di Teramo, secondo i recenti dati a Cistat, nell'ultimo anno sono stati 14 gli incidenti che hanno coinvolto ciclomotori e motocicli con 17 feriti e 5 morti. Per arginare questa strage continua l'Automobil Club di Teramo insieme all'Istituto Scolastico Provinciale. E 5 morti nel titolo insieme agli altri sottisimulatori e 5 cinque... insieme al... e 5 cinque... Eh, secondaria di primo grado, per noi l'obiettivo più importante è quello di preparare, soprattutto in questa ultima fase, ogni anno i ragazzi della terza media. Infatti, oggi saranno presenti circa 750 ragazzi della terza media perché da qui a qualche settimana loro andranno nelle, nelle autoscuole a prendere il patentino o anche meglio ancora la patente per, di tipo A per portare i motocicli. Per noi è importante formarli anche perché la strada, eh, a differenza di quello che succedeva praticamente qualche decennio fa che era in funzione dell'uomo, adesso purtroppo noi siamo in funzione praticamente della strada e la strada è diventata un pericolo costante. Ufficio patenti è una bella grana per l'ASL, come controllate le patenti e l'abilità a guidare? L'ASL ha una funzione importante, sia quella odierna dove noi cerchiamo di fare un'azione preventiva, mettere eh, i soggetti eh, renderli consapevoli di che cosa vanno incontro con dei comportamenti anomali durante la guida, ma anche diciamo, un'azione repressiva, perché nella commissione medica patenti, una volta arrivato il soggetto deve essere sottoposto a determinati esami. Dottor D'Annunzio, sono aumentati eh, i ritiri delle patenti? I controlli sulla strada hanno generato in un primo tempo un aumento del numero delle persone che sono state affidate ai controlli della Commissione Medica Patenti. Ma questi controlli noi adesso stiamo riscontrando precedentemente con una campagna intensa che precedentemente è stata fatta ha ridotto il numero delle persone che adesso accedono alla Commissione Patenti. Durante la manifestazione conclusiva che ha coinvolto 36 scuole medie del Terramano. E 750 ragazzi sono stati premiati con caschi omologati di ultima generazione i 36 vincitori del gioco della patente a punti, mentre gli istituti che hanno presentato dei lavori video sul tema della sicurezza stradale sono andati a segni per oltre 2.000 euro. E sulla città andiamo proprio. A vedere l'articolo relativo a questo servizio. La scuola di Ripattoni, è premiata dall'Aci, l'Istituto Saliceti si aggiudica il premio per il miglior lavoro legato all'educazione eh, stradale. Ieri, alla Sala Polifunzionale, la nona edizione del progetto promosso da Aci, Prefettura e eh, Proveditorato. Torniamo indietro, andiamo a sfogliare altre pagine della eh, città. Vi, siamo eh, qui alla cronaca che arriva dalla provincia. Vibrato okay, che al piano di riconversione industriale, la Giunta regionale ieri ha approvato l'accordo di programma per l'area di crisi complessa. Il bando è gestito da Invitalia e per esso ci sarà a disposizione un plafond di 15 milioni di euro. La Regione Abruzzo parteciperà all'operazione di rilancio con uno stanziamento di 7 milioni di euro. E poi ancora i cittadini vogliono risposte e non teatrini. Il consigliere provinciale Mirko Rossi punzecchia Maurizio Verna dopo l'uscita dalla maggioranza. La vicepresidenza, la scelta di Nunes come vicepresidente è comprensibile ma non condivisibile nel merito. Avanti ancora, siamo a Martinsicuro. Il sindaco Camaglioni non rispetta la par condicio. Dopo i faccioni ehm, elettorali abusivi, la foglia bacchetta del primo cittadino sul divieto di comunicazioni eh, istituzionali. Presentare il piano demaniale a pochi giorni dalle elezioni, dopo averlo approvato mesi prima, è solo eh, propaganda. Avanti ancora, Tortoreto al voto, un gruppo senza Padroni o padrini politici. L'avvocato Franco Rampa presenta lista e programma. Serve un sindaco umile, cosciente e trasparente. La eh, questione turismo, la città ha bisogno di proporre eventi di livello nazionale e di destagionalizzare l'offerta eh, turistica. Eh, a dispetto di quanti pensano, in molti il eh, loro comportamento dimostra maturità politica e attaccamento alla eh, città. È sempre in tema di elezioni la uh, pluriolimpionica uh, Valentina Vezzali scende in pedana per sostenere Di Matteo e eh, Vagnoni. questa sera alle 19 a Martinsicuro e poi alle 20.30 al Lido Oasi di Alba Adriatica. Avanti ancora, Giulia Nova inizia il valzer delle consultazioni, Mastro Mauro incontra la maggioranza dopo l'azzaramento della giunta, eh, la capogruppo eh, Vasanella in pole position come successore eh, di Nausica eh, Cameli. E poi ancora il Settebello ospite del Lido Celommi. Siamo a Roseto degli Abruzzi, la nazionale di Pallanuoto a Roseto per assaggiare la cucina tipica. La squadra si sta preparando alle Naedi di Pescara in vista dei mondiali estivi e poi ancora sempre a Roseto il self incriminato, due pesi e due misure sul sessismo a Roseto, non si placano le polemiche attorno allo mh, scatto di Aloisi del PD all'attacco eh, di Fratelli d'Italia e Associazione eh, Donne elettrici e poi ancora eh, sempre l'Ande Abruzzo, l'associazione delle donne elettrici, si fotografi come vuole, ma ci dica cosa sta facendo per tutelare chi non ha eh, fortuna dopo la discussione tra Norante e la G Nobile Aloisi è stato tra i primi ad aver etichettato come vergognoso quanto accaduto, queste le eh, parole eh, dell'ex assessore eh, Fornaciari. E, eh, andiamo alla pagina dello eh, Sport ecco qui eh, ripeto eh, Teramo tutto fatto, poi l'allenatore, ieri mattina l'incontro decisivo tra il dirigente e il patron Campitelli, la presentazione ci sarà nei prossimi eh, giorni. Poi c'è anche il nodo eh, dell'allenatore, una volta ufficializzato l'accordo, ormai ad un passo col direttore sportivo si inizierà a pensare davvero alla figura dell'allenatore. In questo momento Asta e Palladini rimangono eh, favoriti. Eh, poi c'è Maggi in basso per il basket la Terra Maspicchi conferma Renato Piccinini per il 2017-2018. Eh, torniamo ora eh, sulle pagine del centro e del eh, messaggero, le pagine dello sport, sul centro eh, vediamo il mercato del Pescara, Gans Pescara quasi eh, fatta, potrebbe tornare verde. Arriverà il bomber dalla Juve, si tratta con la Roma per eh, l'attaccante eh, napoletano. Si infiammano le trattative del delfino ieri a a Milano il DS Leone ha quasi chiuso l'ingaggio della punta e si è mosso per l'esterno giallo rosso, l'ex centramanti del Verona verrà prelevato in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione. La prossima mossa è l'acquisto del milanista Vido impegnato con l'Under 20 Bedali tra Genoa. E Cagliari. E poi per quanto riguarda la squadra primavera, oltre a Pesoli per la primavera, spunta il nome di Massimo Epifani. In basso per la Serie D l'Avezzano a Del Grosso, L'Aquila. Ore decisive per la cessione. E siamo alla Lega Pro, la scelta del DS. Teramos sale sull'Alta Lena. Repetto sorpassa Federico. L'ex Pescara potrebbe approdare alla corte di Campitelli che sonda il tecnico Gallo. E in settimana sarà sciolto il nodo per programmare la prossima stagione. Campionato di eccellenza Montani, Francavilla ci spingerà in serie D. Domenica sfida decisiva per la promozione e l'allenatore chiama a raccolta il pubblico gialloroso. Per la sfida contro il Fabriano Cerreto. E poi ancora per il calcio a 5 il Pescara va a Bassano, lo facciamo per la città, contro ordine i annascoli, il comune ci chiede di andare e noi saremo presenti. Dunque stasera gara 2 della serie Scudetto a Bassano. Tra Luparense e Pescara, dopo che la Luparense ha vinto eh, gara 1 al Palla Giovanni Paolo II di eh, Pescara, dunque sarà un'impresa per il Pescara cercare di eh, riconquistare il fattore campo nella serie. Il presidente, dopo un summit con l'amministrazione comunale, la mia volontà era quella di non giocare, ma la squadra appartiene alla città e io seguo l'indicazione, annunciate le interrogazioni parlamentari ad opera degli onorevoli Fusilli e Dincecco contro la Luparense, Mezzo. Squadra è fuori uso e poi ehm, le parole del giocatore della Luparense che ha innescato quell'infocato dopo partita di gara 1. Parliamo di Roberto Tobe. Chiedo scusa ho sbagliato, dice il eh, giocatore eh, spagnolo della Luparense. Noi ieri abbiamo intervistato telefonicamente il eh, patron del Pescara Calcio 5 Danilo Iannascoli. Proprio al momento dell'annuncio dell che mh, questa sera la squadra sarà in campo a Bassano contro la Luparenza. Annuncio arrivato dopo l'incontro in eh, comune con l'assessore allo sport Diodati. Presidente Giannascoli, allora domani il Pescara giocherà regolarmente gara 2 delle finali playoff in casa della Luparenza. Sì, giocherà regolarmente eh, con una squadra molto ridotta, eh, tre, tre squalificati su sette giocatori italo, italo che possono, giocare, possono scendere in campo. Eh, andiamo perché il comune di Pescara, la città di Pescara, i Tifosi di Pescara ci hanno chiesto di andare. Soprattutto è stato questo quest intervento della, della Giunta, rappresentata dall'assessore dall allo Sport che era presente tra l'altro la partita, che ha chiesto che la, la città di Pescara fosse presente a questa. A questa Gara, a questa gara 2 della, della competizione. Siete riusciti a darvi una spiegazione del perché eh, di questa stangata, di questa vera e propria stangata del giudice sportivo nei vostri confronti? Parliamo di squalifiche record che probabilmente in questo campionato non c'erano mai state. No, no, ma nelle stesse, negli stessi episodi c'erano eh, avute due o tre giornate di squalifica, anzi in, in episodi ben più gravi. Adesso serviva il capo respiratorio, eh, è chiaro che si colpisce in questi casi quando uno si vuole fare pubblicità si colpisce la squadra più forte, la squadra con più titoli, la squadra che sta vincendo tutto. Eh, in modo che si, si vuol dare il messaggio che non viene perdonato nessuno. No? Sono stupidaggini fatte da dilettanti, da dilettanti che non meritano di stare lì dove sono. Nonostante le tante defezioni, nonostante le tante squalifiche voi andrete a giocare e pensate ancora di rovesciare a questo punto questo pronostico che vede favorita la Luparenza. I ragazzi sono già partiti, sono in Pullman e stanno raggiungendo la, la località, non avevamo, avevamo eh, dato disdetta all'albergo, adesso sta, Matteo sta trovando un, un, un albergo che è disponibile a ospitarci e saremo lì e, e giocheremo la seconda e terza partita e poi eh, vediamo che cosa succede. Succederà. però è chiaro che adesso il risultato sportivo passa in secondo ordine, però noi siamo pescaresi, perciò non ci arrendiamo mai. In chiusura siamo sul messaggero Abruzzo, le pagine dello sport, Pescara puoi tornare grande, parla l'ex difensore e allenatore Biancazzurro, Colonnello serve il massimo equilibrio tra conferme e nuovi acquisti, ci sono tanti giocatori sotto contratto e tantissimi vorranno dimenticare questa stagione molto deludente per il mercato, Genoa e Cagliari su Benali e poi c'è la fila per eh, Gans mh, in basso per la Lega Pro, Teramo, Repetto DS dovrà esaminare la rosa, ufficializzato l'accordo per un anno, per il trainer bisognerà eh, aspettare. E poi ancora per il calcio a 5, Pescara a Bassano. La squadra gioca decisivo l'intervento del comune sul patroni Annascoli, la decimazione del giudice sportivo sul tavolo di Lotti. E poi per la pallanuoto ricorre il trentennale del primo scudetto per il Pescara. E poi per il calcio l'Aquila, oggi vertice decisivo, ipotesi conferma per Battistini, Fioravanti, Mancini, Gizzi e Penzi. Rilevano il 70% della società. L'ex DS Battisti è vicino alla Nocerina che ha fatto domanda di ripescaggio. Noi ci fermiamo qui, concludiamo con la rassegna stampa di Mattino 6. Vi ricordo ehm, gli appuntamenti con l'informazione di TV6 attraverso il TG6 delle ore 14, delle ore 19 e delle ore 23. Grazie a Silvia Gentile in regia, grazie a voi per la cortese attenzione. Buona giornata.